Vedi, col passare degli anni, i sentimenti non sono più gli stessi, purtroppo. Hai l'occasione di rivedere una donna che ti è piaciuta immensamente e ti rendi conto che è diventata un'estranea e che tu sei un estraneo per lei. Lo so perché parlate così. Beatrice mi ha detto della signora Maria Grazia. Ho commesso un terribile sbaglio per il quale ho pagato per tutta la mia vita. Mi sono comportato come un irresponsabile. Maria Grazia era una giovinetta pura. Sì, avrei dovuto riflettere mille volte prima di fare quello che ho fatto. L'avete rivista? Sì. Sì, e ho anche conosciuto mia figlia. Mia figlia. Che tremenda ironia. Per lei sono un uomo qualsiasi col quale si comporta gentilmente soltanto per educazione. Perché non le dite la verità? Maria Grazia non vuole. Si sente molto a disagio, la posso capire. Non sono che un avvocatuccio di provincia. Voi siete un grand'uomo. E lo sapete molto bene. L'ho vista vostra figlia oggi. Dove? In strada. Stava uscendo da casa e ci siamo scontrati. Forse l'ho spaventata. Dove stava andando? Ma questo non lo so. Pensa che quello sciagurato del giudice Romero vuole assolutamente obbligarla a sposarsi con lui. E perché? Non avrei mai voluto che arrivassimo a questo, però credo che non mi resti altra soluzione. Ti ricordi che ti ho detto che Marcello voleva sposarti per l'eredità di suo fratello? Sì, ma lui ha l'eredità dei nonni, perché dovrebbero servirgli altri soldi? Infatti non lo fa per bisogno di soldi. Lo fa perché considera ingiusto che sia tu a entrare in possesso dei beni dei Romero Barra. E perché? Perché non sono maschio? No, non è per questo. Perché allora? Perché tu non sei la figlia di suo fratello. Ma che dite? Come può essere? Non era tuo padre. Volete dire che voi eravate vedova quando l'avete sposato? No. Quando mi sono sposata con lui, io ti aspettavo già.